Ritorna l'autunno, ritorna la zucca. Ricetta prettamente autunnale, un cheesecake alla zucca e cioccolato. Noi il cheesecake originale l'avevamo già fatto qualche anno fa, un paio di anni fa, e ve lo leghiamo nel box informazioni e nelle schede informative. Ci sei? Io sì, ci sono. Questo invece è un cheesecake un po' più diverso, è un cheesecake molto più umido, molto più fluffy, più morbido e senza la base biscottata. È una ricetta che ho estrapolato da un sito giapponese, ma che ho del tutto rivoluzionato. Vedrete che gli ingredienti sono molto italiani, però vi posso assicurare che il risultato è veramente particolare e goloso. Bene, quindi se anche tu sei incuriosito da questa simpatica descrizione, oppure ti è venuto, non lo so, qualche cosa, un malore, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro buonissimo cheesecake alla zucca. 600 g di zucca cotta, io questa l'ho cotta al vapore, è ancora un po' turgidina, non è molla molla, eh. Poi 150 grammi di zucchero. Qui vedete dello zucchero semolato bianco, ma potete sostituirlo tranquillamente con lo zucchero di canna. Dell'essenza di vaniglia. Sullo zucchero allego nel box informazioni un link molto interessante di un video che ho visto di recente, dove dicono, e vorrei da voi un conforto, proprio per questo ho scelto questo, che non c'è tanto differenza tra questo zucchero e lo zucchero di canna. Io in realtà sapevo che c'era una grossa differenza, soprattutto nei metodi di sbiancamento. Fatemi sapere voi cosa sapete, ma non cosa ne pensate, ma cosa sapete che è una cosa un po' diversa, perché mi interessa proprio capire dove sta la ragione. Io allego qua sotto il link relativo alla verità sullo zucchero bianco e lo zucchero di canna. Secondo questo video, questo non sarebbe affatto un veleno bianco, come così viene detto da un po' di tempo. E siccome voglio aprire una discussione civile sotto a questo video su questo, diciamo che dalla programmazione di autunno cercheremo di approfondire la nostra conoscenza sugli ingredienti delle nostre ricette, fatemi sapere cosa sapete in modo da ampliare le conoscenze di noi tutti. 4 uova, le mie sono bio, poi 200 g di yogurt greco, 200 g di panna da montare, un pizzico di sale. Io userò questa panna degli angeli che già ho messo ad ammorbidire, ma voi potete usare anche del cacao amaro con dello zucchero e un pizzico d'acqua. E se vi va, unite un pizzico di cannella. Cominciamo subito. Per questa ricetta userò sia il mixer che le fruste elettriche, perché è una preparazione dove va montata un po' di roba. Trasferisco nel bicchiere del mixer la mia zucca, che è ancora tiepida. Unisco lo yogurt greco, in pratica è un vasetto, un pizzico di sale, questo è troppo, e lo divido un po' qua e un po' nelle chiare d'uovo, e l'essenza di vaniglia, un cucchiaino andrà benissimo. E per adesso mixo questo composto. Se mi conoscete un pochino, sapete che io non posso fare a meno di questo passaggio, un pizzico di cannella per ravvivare il sapore. Separiamo
l'albume dal tuorlo dell'uovo. Nelle chiare d'uovo metterò un pizzico di sale. Lo so che non serve a farle montare di più, ma sono retaggi culturali talmente antichi che non mi va di abbandonarli. E nei rossi d'uovo, nei tuorli, aggiungerò metà dello zucchero. L'altra metà per cosa lo tieni? L'altra metà lo metterò in un terzo recipiente in cui poi monterò la panna. Montiamo prima gli albumi a neve ferma. Albumi montati, montiamo i tuorli con lo zucchero. Ok, chiari e spumosi, mettiamoli da parte e adesso montiamo la panna col rimanente zucchero, quindi verrà fuori una chantilly. Non montatela a neve ferma, montatela così. Permettete il gesto? A mezzaneve. A crema. Chi lo vuole questo? No, io no, grazie. Prima di metterlo nella torta, prendetene un bel cucchiaione e mettetelo nel vostro caffè. Ve lo offro io. Allora, adesso facciamo la seguente. Prendiamo tutte le nostre preparazioni e mettiamole in una bowl grande, perché dobbiamo adesso mescolarle tra di loro. Inseriamole dalla più pesante alla più leggera. Così la torta verrà meno calorica, giusto? Incorporiamo la panna e piano piano amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo i tuorli. Ragazzi, per favore, iscrivete Ombretta anche senza il suo consenso alla prossima edizione di Bake Off, veramente, perché si vedono cose pietose in televisione. Almeno lei, bene o male, riesce a fare delle cose dignitose. Oppure iscrivetela a Masterchef, così vedrete Ombretta rispondere male a Bastianic. Tu figurati se quello dice che fai una cosa. E da ultimo, se stai zitto, gli albumi. Ma sembra polistirolo, puff puff. Mi raccomando, il movimento deve essere questo, montare da non smontare gli albumi. Dal basso verso l'alto. Segni, io ho una teglia da 21 cm. E adesso inforniamo a 180 gradi per 40-45 minuti. Fate sempre la prova a stecchino e proteggete la parte sommitale con un po' di alluminio se vedete che si imbrunisce troppo. Ci vediamo dopo. E dopo 40 minuti di dolce cottura, voilà, ecco la nostra tortina, che piano piano adesso si assesterà. Facciamola raffreddare, lei si ritirerà ben bene, si compatterà, quindi la decoreremo insieme. Ok, dopo averla fatta raffreddare un pochino, passiamo alla decorazione. L'ho messa sospesa su una gratella e adesso vado a decorare. Lasciamo asciugare e ci vediamo a fetta tagliata. Enzo! Ciao! Tieni. Questa zucca è la zucca al vapore, quella un po' croccante, non trattata. La zucca, dovete sapere, ha un retrogusto di melone ed è veramente, veramente buona. Ok, finita, aspettiamo che si raffreddi completamente, mettetela anche in frigorifero, è buonissima da servire proprio fredda di frigorifero. Sarà molto morbida, molto umida e molto, molto fluffy e buona. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Bene, avete visto? Per queste teste di zucca, anzi, per voi amici che siete un po' teste di zucca... Ancora! Bene, questa è la ricetta che fa per voi. Le nostre ricette sono garantite, quindi chiunque, qualsiasi persona, anche proprio una testa di zucca, può farle. E se non vi risultano, lei viene a casa vostra e vi lava i piatti.
Bene, quindi basta, raccogliete le zucche, raccogliete qualsiasi cosa e fate anche voi questa cheesecake. Vedrete quanto è buona, anche senza il cioccolato di copertura è buonissima, ha un sapore ancora più delicato. Vedrete che scoprirete un nuovo gusto di cheesecake. Potete sostituire lo zucchero semolato con lo zucchero di canna e vedrete che diventerà ancora più buona. Bene, e quindi andatela a preparare e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.